dopo vedi quando inizia il giallo lì c'è una telecamera, prendi la multa che mi era girata. Oh mio Dio, grazie per avermelo detto. Non l'hanno mai comunicato. So bravi, so, Comune di Roma. Bravo, vai avanti così. Una strada via di Portonaccio a Roma, un'ecatombe di multe. Tutto parte 12 anni fa. La corsia riservata a bus e taxi viene riaperta al traffico per i lavori alla stazione Tiburtina. La corsia diventa preferenziale praticamente quasi nottetempo dal 2 maggio. Una corsia che non era preferenziale da 12 anni. 390.000 automobilisti non si accorgono del cambio e passano sotto la telecamera di nuovo funzionante. Ed è subito polemica. Uno, la mancata informazione. L'altro punto è l'inadeguatezza della segnaletica sia orizzontale sia verticale. D'altronde ad ogni passaggio scatta una multa di 95 euro. Si parla di 190.000 multe, 1.000 euro di multe al giorno, una cosa, è un numero incredibile, 25 milioni di euro. Due multati su tre fanno ricorso, nascono comitati di cittadini su Facebook e il caso finisce addirittura in Parlamento. Dall'inizio c'è stata poi una chiusura da parte della maggioranza, dell'amministrazione comunale e la conferma della bontà della cartellonistica, della individuazione appunto dei cartelli secondo l'ufficio competente. La totale mancanza di segnaletica dura più di 2 mesi, poi... L'11 e il 12 luglio vengono fatti i lavori per rendere più chiare queste linee. Questa a mio parere è proprio un'ammissione che quel tratto di strada non era così chiaramente, segnalato. Un cartello coperto dagli alberi e un altro accanto alla fermata dell'autobus a circa 500 metri dall'inizio della preferenziale. Questa qua è la nuova segnaletica orizzontale posta a fine luglio dal comune. L'ultima opportunità per evitare la multa è girare qua subito a destra e andare su via Tiburtina. Via di Portonaccio continua a mietere vittime, basta fermarsi pochi minuti per vedere scorrere il pallottoliere delle multe fino a 950 euro. Io ho avuto la fortuna di prendere solo 15 multe. Purtroppo ne ho prese 33. Credo una ventina. Faccio il furbo. Cioè? Passo dall'altra parte.